Buongiorno a tutti, questa è la conferenza stampa della vigilia di Pisa-Lecce con mister Marco Baroni. C'è la prima domanda di Tonio De Giorgi del Nuovo Quotidiano di Puglia e Telerama. Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiedere la situazione generale della squadra, in particolare Di Mariano, se ha recuperato completamente e poi che partita si aspetta a Pisa. No, noi stiamo bene, e quando ci sono queste partite figurati le energie poi si trovano, quindi Di Mariano e Strefezza li abbiamo tenuti a riposo precauzionale, chiaramente non hanno svolto molti allenamenti, quindi ora mi prendo ancora 24 ore di tempo per fare delle valutazioni, però i giocatori sono recuperati. Per quanto riguarda invece la partita, ma è una bella partita, sono quelle partite che lavori per conquistarti tipo questo tipo di match, quindi c'è attesa, noi siamo anche pronti come lo saranno loro, come da questo punto di vista sono convinto che verrà fuori una bella gara, quindi non deve parlare il campo adesso, occorrono poche parole per preparare queste gare. Pasquale Marzotto della Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Il Pisa ha segnato 8 dei 23 gol nei primi 15 minuti, il Lecce è secondo in questa classifica, ne ha segnati 5, però i toscani con questi 8 gol nei primi 15 minuti sono riusciti spesso a indirizzare la partita verso il successo finale. Lei che dice? Sì, perché è una squadra solida, una squadra fisica, una squadra che quando sa condurre la gara anche sapendo soffrire, e quindi è chiaro che se trova il gol poi gli si mette una partita anche congeniale, però ripeto, i dati sì sono importanti, però non sono così tante gare, no, che poi fanno diventare noi sappiamo che incontriamo una squadra che sta bene, che non è lì per caso, perché comunque è subentrata una proprietà importante, hanno fatto investimenti importanti, quindi insomma è una realtà di questo campionato e lo sarà fino in fondo. Roberto Schiva di Genord Salento. Allora, Strefezza è per la seconda volta consecutiva il giocatore del mese, questo lo dice l'Associazione Italiana Calciatori. Questa evoluzione che ha avuto in positivo è anche un po' merito suo o lei meriti non ne vuole mai? Guardate, io lavoro a testa bassa, sono concentrato sul lavoro, poi è chiaro, lì abbiamo avuto una visione d'insieme, quando la società mi ha parlato di questo giocatore io l'ho incontrato tante volte, sempre da quinto, ho sempre pensato che lui potesse trovare questa evoluzione, quando è arrivato gliel'ho detto e lui si è prestato con tutto se stesso, e quindi è chiaro che i meriti sono sempre nella misura in cui poi un giocatore è ricettivo a vedere una strada che gli può cambiare il corso della sua carriera, quindi lui è stato bravo perché ha creduto in quello che viene proposto, e quindi però ripeto è tutta la squadra che sta lavorando per crescere, quindi questa è la cosa più importante. Sarà al 100% per la prossima gara o ha qualche problema fisico? Si sta parlando di Strefezza? No, è chiaro, sono ragazzi che stanno dando tanto, ora cominciano a essere tante partite, poi ci sono gli incontri ravvicinati, quindi anche con poca possibilità di recuperare, quindi sono tutte situazioni assolutamente gestibili, più sovraccarichi che non altre situazioni, ecco, quindi a parte Di Mariano che ha avuto una distorsione a caviglia in quel contrasto, però anche lì è stata una cosa leggera che comunque non gli preclude di andare in campo. Ora dobbiamo solo valutare se sarà un utilizzo dall'inizio o in corso di gara. Alessio Amato di Calcio Lecce.
Mister, per l'ennesima volta ci sarà un piccolo esodo giallorosso. Voi come squadra come avvertite questa presenza costante in trasferta che spesso, abbiamo l'esempio di Frosinone, sembra quasi di giocare in casa? No, ma io ho già speso parole da questo punto di vista, nel senso che io la sento come una responsabilità in più. Questa responsabilità cerco di trasferirla alla squadra. Responsabilità vuol dire capire, no, i nostri tifosi che fanno dei sacrifici economici di viaggio e di tutto, e quindi è chiaro che dentro di noi ci deve essere questa consapevolezza di continuare ad alimentare questo entusiasmo, perché lo possiamo fare solo attraverso delle prestazioni importanti, e quindi questo è il nostro compito. Ultima domanda, Valeria Coi, Corriere Salentino. Buongiorno mister, senta, al netto del fatto che, come dice lei, anche chi entra in campo deve avere la fiducia di tutti, sto parlando di coda naturalmente, sì. I tempi di recupero sappiamo, non li conosciamo benissimo, una quindicina di giorni forse ci vogliono, intanto c'è un bel pacchetto di partite da giocare. Sì. Due domande, uno, vabbè, un po' tranquillizzare gli animi, perché un po' di ansia c'è, poi quando abbiamo saputo anche degli altri laterali che erano in forze, un po' di ansia c'è anche rispetto alla tifoseria. L'altro, nell'ottica del calciomercato di riparazione che si affaccerà, state valutando eventualmente l'idea di pensare ad un centrale, ad un centravanti, visto che in questo caso un po' di difficoltà le abbiamo? Noi, è chiaro, ripeto le parole già dette dal nostro responsabile area tecnica, perché noi sapevamo, no? Non è che, come, che non ci rendevamo conto, però sapevamo anche che abbiamo dei giovani interessanti, no? E quindi sapevamo che dovevamo farli crescere, e non vogliamo togliere spazio, no? A loro, e quindi con questa consapevolezza abbiamo lavorato sui giocatori che già avevamo in casa. Adesso quello che poi si aprirà nelle valutazioni nella sessione di mercato, ripeto, è una cosa che non va affrontata adesso, e comunque io dico sempre che non bisogna prendere per prendere, ma prendere eventualmente per migliorare. Quindi ripeto, in questo momento noi abbiamo massima fiducia nei ragazzi che stanno lavorando, anzi sono convinto che ora, con queste gare ravvicinate, ognuno di loro potrà dare qualcosa di importante. Grazie a mister Marco. Grazie a voi. Grazie. Buon pomeriggio.